come state? Ciao, male. Bene, 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 dai, bene, bene. Come vi chiamate? Xilema. Quando vi siete formati e come? Nel 2014, all'inizio, alla fine del 2014. Sì, forse ha ragione. Esatto, esatto, ci siamo... Francesco ha contattato me e abbiamo iniziato a capire come fare un progetto musicale, una band e tutto quanto. Abbiamo trovato una batterista che è Margherita. Abbiamo iniziato a suonare, a fare robe, a fare pezzi, soprattutto pezzi nostri, quindi praticamente mai cover. Volevamo fare subito, proprio quando ci siamo incontrati la primissima volta, ci siamo detti proprio facciamo roba questo, nostra. Facciamo roba nostra. E siamo andati avanti, abbiamo fatto un po' di robe e essendo che eravamo comunque molto piccoli, praticamente dei ragazzini, tu sì. Forse non eri neanche maggiorenne, no. Quando, quando abbiamo iniziato, no. Purtroppo alla fine, a metà del 2021 abbiamo dovuto salutare, diciamo, Marghe dal gruppo perché lei aveva bisogno e voglia di fare altro nella vita e ci sta ed è giusto ed è corretto così e quindi è subentrato Gioele. E sì. Siamo contenti di questa. Lui non sa ancora in cosa sta andando incontro, ma siamo contenti di avere lui. Che strumenti suonate? Allora, io basso, chitarra, batteria. Vabbè, poi voce. Voce è lui. Lui. E quali sono i vostri riferimenti musicali? Allora, gruppo, eh? Cioè, a cosa vi ispirate quando fate le canzoni? Allora, è difficile, è una domanda difficile, se posso permettermi. Mm-hmm. Permettiti. Io, per esempio, personalmente parto da un background musicale ridicolo, quindi non ascolto, cioè ascolto solo cose che mi piacciono, non ascolto generi particolari o gruppi particolari, e quindi poi quando... mi viene da scrivere un pezzo, scrivere una canzone, una roba, non guardo tanto a che cosa guardo, che cosa mi piace, cioè cerco di fare qualcosa che piace a me e che piace a loro. Sono un poser, quindi il mio gruppo preferito sono i Nirvana, quindi ah, okay. Mi ispiro a loro. Non ce le siamo mai dette queste cose. Ora tocca bene che... No, beh, anch'io per quello che, cioè nel senso per quello che viene proposto nel gruppo, anch'io mi ispiro a questo tipo di gruppo, quindi... Nirvana, poi vabbè con Francesco ho trovato anche diciamo dei gruppi che ascoltiamo in comune come A-Waves o Cloud Nothing e cose di questo genere, però ecco le influenze sono più o meno queste. Cosa vi spinge a fare musica? Posso rispondere io? Rispondi tu. Necessità. Giusto. Non potrei farne a meno. Sono importanti i testi nelle vostre canzoni? Più di prima sicuramente. E di cosa trattano? Ma principalmente dal momento che almeno la maggior parte dei pezzi sono stati scritti da me in primis, però mi è capitato anche di cantare pezzi magari scritti da Ale o da Marghi in passato. E qual era la domanda? Cioè i testi, cioè. Sì, i testi. Dove prendi spesso? Alla fine sono cose molto personali, cioè nel senso non sì. sono spinte situazioni. Personali principalmente i nostri testi. E sono in italiano o italiano, in inglese? Italiano. Avete già inciso un disco? Sì. Sì, si intitola Linfa Grezza perché ci hanno sempre detto che siamo grezzi, che siamo, grezzi, che siamo da sgrezzare. Allora abbiamo, invece che sgrezzarci, abbiamo raccolto una provocazione e abbiamo semplicemente intitolato questo disco Linfa Grezza. È uscito nel 2018 a settembre e poi ovviamente Covid e robe varie, non abbiamo più... Abbiamo fatto uscire poi dell'altra roba,
due singoli e adesso stiamo scrivendo, quindi usciranno sicuramente altre canzoni, altre cose. E dove l'avete registrato? Dove l'abbiamo specificatamente registrato? A Narzole. Ah. Sì. Quindi qua vicino. Vi è piaciuto come esperienza? Sì, sì. E devo dire che registrare in presa diretta può essere veramente frustrante. Sì, però bello, bellissima, però situazione, bei ricordi più che altro anche. Che non è andata come pensavo, una bottiglia bianca sulla riva di un fiume mi ha salvato la vita, almeno una giornata. Ti ricordi quei giorni a predicare se stessi, nascondesse incantati come dischi rock, si sorride allo specchio, vedo tutto girato con una donna ancora, io ti dirò. Palco. Vi piace salire sul palco e suonare o siete terrorizzati? Dipende dal contesto. Dipende tantissimo dal contesto. Io personalmente non ho ancora capito, quindi se, cioè, se mi terrorizza, se mi piace. No. Parlo personalmente, allora io dico che per quanto riguarda me dipende tantissimo dal contesto, dalla situazione, se ti senti pronto, se non ti senti pronto. In casi adesso che stiamo iniziando a rimetterci alla prova e riandare sui palchi, dopo il Covid, dopo 2 anni di fermo, sembra un po' di ripartire da zero, quindi quello un po' ci sta, un po' di ansietta. Esatto. Vi piace più il momento intimo in sala prove o sul palco in generale? Beh, secondo me sono due cose molto diverse. Sì. E secondo me una cosa importante di ogni musicista è anche cercare di portare, diciamo, la tranquillità che uno ha in sala prove e anche riuscire a portarla sul palco, quindi giustissimo. Cioè, secondo me il fatto di suonare dal vivo su un palco è sempre una possibilità per capire quella situazione lì, che è una situazione molto particolare e velocissima della propria vita che passa in un secondo, e riuscire, cioè utilizzare il concerto come possibilità per capirla, come situazione, è interessante, bello. Qual è il posto in cui vi è piaciuto di più suonare? Beh, contando che siamo da poco con questa formazione qua. Ma anche in passato. Allora, in passato... Vabbè, di la tua preferita. Di la tua preferita. Anche... ci sta. Di la tua preferita. No, dire la vostra. ce ne sono due. Sono state Collisioni e l'apertura ai Ministri all'Hiroshima Mon Amour. Quella è stata bellissima perché era sold out. Però è un ricordo talmente lontano, talmente annebbiato che... è difficile dirlo, è sicuro una cosa che sai di aver fatto, ma come diceva Gioele passa sempre tutto veloce, quindi alla fine è bello proprio andare a suonare e basta, non c'è una che preferisci o una che non preferisci, è sempre bello in sostanza. Che cosa non deve mai mancare durante un vostro live? Non si può dire, la prima... La pinza di Fra. Sì, la pinza. Senza pinza non si può fare un concerto. Per i pezzi, sì. Avete un rito scaramantico prima di salire sul palco? No, l'abbiamo mai avuto. Sì, e fino a che l'abbiamo avuto era devastante, per questo l'abbiamo tolto. Ah, è vero, sì, è vero. Sì. Quindi, non lo abbiamo più. Non l'abbiamo più. Cioè, noi andiamo e basta. Mi è venuto in mente. Per voi l'aspetto estetico su un palco è importante, le visual piuttosto che come si vestiti? Secondo me sì. Sì, certo. Però senza stare lì a... cioè impazzire. Non dobbiamo essere finti, dobbiamo essere noi stessi, quindi sì, ci guardiamo allo specchio prima di uscire. Chiaro. Però sicuramente non ci vedrete mai con la camicetta aperta e il trucco sotto gli occhi. Domanda Jolly. Lockdown. Sì. È stato un momento che vi ha dato spazio per sviluppare maggiormente il vostro progetto musicale oppure un progetto che vi ha fatto chiudere? Un momento storico che vi ha fatto chiudere voi stessi? Per quanto riguarda me è stata una chiusura costruttiva. C'è sì. voluto tempo per capire che fosse costruttiva, però... cioè, quando vive le cose subito, a volte non capisci subito come sono le cose. Quindi subito mi sembrava solo un brutto periodo, poi dopo sono riuscito a capire cosa prendere di buono. Beh, per me inizialmente è stato un momento, cioè per il fatto di avere più tempo per seguire le proprie passioni e
dedicare del tempo alla musica, è stato ottimo. Col passare del tempo, invece la mancanza proprio di andare in giro per concerti, sentire altri gruppi, suonare, eccetera, mi è mancato e penso sia necessario proprio per far musica, eccetera. A me è servito per capire esattamente che cosa volevo fare nella vita. Quello sì, quello sì, cioè l'ho proprio capito, perché se passi dal andare a fare le tue cose lavorando nel mezzo, le cose che ti piacciono lavorando nel mezzo, e lì si è passati a lavorare e basta. E cosa vuoi fare nella tua vita? Vorrei lavorare con la musica, per la musica, questo sì. Bello. Siamo nel 2022, i social li usate, non li usate? Cosa ne pensate? Allora, i social sono importantissimi. Non usare i social nel 2022 è un po' come essere Christopher Nolan, mandare un film al cinema senza prima far passare i trailer o le locandine. Dico solo questo. Cioè, sono importantissimi, non possono non essere usati. Poi bisogna capire come usarli. Quello sì. Devo dire quello che per me i social durante, specialmente questi 2 anni, subito sono stati un peso enorme, poi ho saputo far pace con loro, non so come dire. Come li usate per promuovere la band? Allora, noi li usiamo comunque male, però cercando di essere il più veri possibile, cioè cercare di portare a chi ci segue situazioni ordinarie di quello che è, diciamo, la vita del gruppo, ok? E quindi se c'è qualcosa da annunciare si fa un post, se c'è qualcosa da semplicemente da far vedere che sei vivo, che stai facendo delle cose, basta fare delle storie, non devi essere un martello a postare sui social ogni giorno. L'importante è appunto sapere usare i social, saper diversificare le diverse possibilità che ti danno. Avete già fatto dei videoclip musicali? Sì, 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 ne abbiamo fatti 3, giusto? Sì, circa. Circa tre. Uno in cui eravamo noi con Marghe che suonavamo in una cantina, molto carino. Un altro registrato e montato con il mio iPhone, quindi proprio... Basic, do it yourself, proprio assurdo. E un altro in cui abbiamo interpellato una ragazza, abbiamo deciso di provare a fare un video un po' diverso, in cui c'era una storia più o meno in cui succedevano delle cose. Alla fine della fiera è uscito un bel video, ma in cui non si capisce cosa sta succedendo. Quindi top. Diciamo che sì, dobbiamo lavorarci un po' su questo. Avete un'etichetta discografica che vi dà una mano? Al momento no. No, anzi, facciamo appello se, se c'è qualche buona stella che... Progetti futuri, nuove date, nuovi dischi in uscita. Gioele, chiedo a te. Vai. Progetti futuri è cercare di far uscire un EP di 4 pezzi, che sono i primi pezzi che abbiamo scritto assieme, e nulla, poi... E poi andare quello, a suonare in giro. Andare a portare in giro, sì, sì, sì. Volete lasciare i vostri riferimenti social? Vai. Sì. È tuo turno. Allora, cercateci su YouTube come Xilema Band, Spotify come Xilema e Instagram come Xilema. Poi abbiamo anche Facebook, ma non lo usiamo mai, proprio perché, ritornando al discorso dei social, che li usiamo male. Scritto come Xilema? X, Y, Lema. 3 artisti. Ok. Che bisogna assolutamente conoscere. Italiani, una testa. Italiani o internazionali? Così. Anche extraterrestri. Ok. Una testa. Inizio di voi. Vai. Vai Ale, ti prego, mi hai sentito cosa dici. You've killed it. Radiohead. Vabbè, io voglio andare sul... Visto che non sono mai nazionale, dico Luigi Tenco, solo perché Luigi Tenco è il top cantautore italiano. Yeah. Perfetto. Giusto. Ciao. Ciao. Ciao.